Intanto vedo che Trump ha detto 22 morti in USA, comune influenza ne ha uccisi 37.000 nel 2019. Vabbè, ma fin lì ci arriviamo, insomma. No, no, sta usando una... si ripete. E che lui sta minimizzando in maniera brutale già da giorni. Siamo pronti, eh? Scusateci ancora. Allora, 3, 2... Aspetta. 3, 2, 1, online. Buon pomeriggio a tutti quelli che seguono più Europa e la seguono attraverso la pagina Facebook, in generale i canali social. Per chi ci segue, ma anche per chi non ci abbia seguito fino ad oggi, noi abbiamo deciso da qualche giorno di trasferire tutta la nostra attività online. L'abbiamo fatto giovedì con una conferenza stampa, prima che scattasse il famoso DPCM. Ma dove già c'erano delle regole abbastanza stringenti, abbiamo fatto una conferenza stampa online, belli distanti uno dall'altro, senza nemmeno i camera andavanti, solo l'operatore per la diretta Facebook. Nello stesso giorno Salvini, Meloni, Tajani facevano una conferenza stampa tradizionale ammassata, eccetera. E abbiamo spostato anche la nostra struttura centrale, una struttura molto agile per la verità, ma comunque anche la nostra struttura l'abbiamo spostata sullo smart working, sul telelavoro. Lo facciamo per dare anche con questo piccolo esempio un contributo a una causa che oggi è una causa di civiltà e di libertà. Noi stiamo andando di fronte, siamo entrati in una terra incognita, abbiamo un'emergenza epidemiologica, avremo e già abbiamo un'emergenza economica che non si sa dove ci porterà, sarà un cambio di paradigma oppure semplicemente a un'emergenza tra qualche settimana, a un'emergenza economica più tradizionale di quelle che abbiamo conosciuto anche nell'ultimo decennio. Siamo una forza di opposizione, avremo molte critiche da fare al governo, richieste di cambio radicale. Oggi potremmo stare a criticare questo o quell'aspetto. Non è questo il punto. L'invito che noi oggi facciamo è a difesa della nostra libertà e a difesa di un sistema politico che vorremmo cambiare, ma che vorremmo mantenere nelle sue reali radici liberali e democratiche. L'invito è a seguire tassativamente le indicazioni che sono state date in questi giorni e in queste ore e possibilmente a seguirle dove ancora non sono cogenti. Io sto parlando da Roma, guardo a tutto il sud. Non sto a discutere sulle ragioni per cui quello che vale in buona parte del nord non valga ancora nel Lazio, in Campania, in Sicilia, in Puglia. Io credo che chiunque può, debba oggi comportarsi come coloro a cui un comportamento più stringente rispetto alle abitudini, rispetto alla necessità di stare a casa quando non sia la forza maggiore a portarci fuori, fanno. Quindi anche noi adottiamo l'hashtag io sto a casa, non sono un epidemiologo, ho una formazione da economista, ma ho capito che il punto centrale e decisivo oggi è quello di stare a casa e quando non si sta a casa di stare un po' lontani gli uni dagli altri e adottare alcune misure che ci hanno spiegato. Facciamolo, nulla questio, dobbiamo farlo anche per evitare, non è sicuramente la cosa più importante oggi, ma potrebbe diventarlo, anche per evitare che si faccia largo, già un po' succede, no? Che la democrazia è inefficiente anche per affrontare e superare epidemie e pandemie. In realtà ricordiamoci che
questa bestia viene da un paese non democratico totalitario come la Cina, ci sarà tempo per valutare se i ritardi che ci sono stati ritardi dovuti a quel tipo di regime, come è probabile, e quale impatto abbiano avuto. Oggi noi abbiamo le testimonianze dei medici, le testimonianze delle persone che stanno nelle sale di rianimazione e di terapia intensiva degli ospedali del nord. Sappiamo che la sanità a Bergamo, a Milano, è comunque una sanità veramente d'eccellenza, non è una retorica autoconsolatoria, e abbiamo letto le condizioni in cui operano oggi. Sappiamo che ogni giorno quelle condizioni peggiorano, e l'unico modo che abbiamo per allentare quel carico drammatico, anche di scelte su chi curare e chi no, è di dare seguito alle prescrizioni che vengono fatte, e ripeto, darvi seguito prima di tutto dove non sono state imposte, neanche in quella forma in cui sono state imposte. Abbiamo tante crisi, abbiamo la crisi delle carceri, che non è sicuramente una crisi da coronavirus, ma da tutto quello che è capitato prima. Abbiamo da affrontare già oggi il tema di un sostegno all'economia e di una ripresa economica in un contesto europeo complicato. Noi abbiamo deciso, e l'abbiamo comunicato oggi, questa modalità di lavoro online di Più Europa, di dare avvio con oggi a una serie di appuntamenti fissi, grosso modo a quest'ora alle 16 se riusciremo a tenerli, a una serie di appuntamenti fissi. Noi facciamo politica, il nostro obiettivo è un obiettivo politico e lo resterà, ma di partire con una serie di appuntamenti con persone anche non politiche, che abbiano qualcosa da dirci e che ci servano a spiegare quello che c'è da fare, quello che non c'è da fare e quello che sta succedendo. Quindi da oggi avremo questo appuntamento come appuntamento fisso in questi prossimi giorni. Cominciamo oggi con Marco Cattaneo, che chiedo a Giordano Masini di presentare. Io dico solo che tra le tante altre cose buonultime c'è la sua partecipazione al comitato scientifico di Più Europa, una generazione avanti, e per questo lo ringraziamo. Spiegare anche perché partiamo da lui, poi avremo temi che riguardano l'economia, che riguardano l'Unione Europea, che riguardano la necessità di sostenere le aziende, magari in particolare le partite IVA e coloro che rischiano di subire una doppia penalizzazione. Giordano. Giordano. Ero in muto, scusatemi. Dunque, niente, faccio anche una brevissima premessa di contesto per far capire quello che stiamo facendo e le ragioni per cui lo stiamo facendo in questo modo, prima di lasciare il grosso dello spazio a Marco, che chiaramente ha cose più interessanti da dirci. Non è facile, non è stato facile, fin dall'inizio, fin dal momento in cui questa emergenza è cominciata, parlarne essendo un partito politico. Tra l'altro parlarne essendo un partito politico che non condivide, non ha la fortuna di non dover condividere pesanti responsabilità in questo momento, perché in questo momento, secondo me, non essere tra quelli che decidono è, tra virgolette, un privilegio, perché chi sta nella sala macchine deve decidere come muoversi giorno per giorno in un contesto che cambia giorno dopo giorno, con informazioni che arrivano e che sono diverse ogni giorno, dovendo dare risposte che diano però al tempo stesso anche una sensazione di continuità alle persone, per assicurare anche la loro collaborazione. Ecco, questa è una fortuna, e è una fortuna non essere lì, e si può cedere alla tentazione di fare i grilli parlanti, cioè di dire, di contestare le scelte che vengono fatte giorno per giorno, di dire si poteva fare così, cosa, eccetera. Però dobbiamo avere la consapevolezza che se si assume quel tono lì,
poi automaticamente si produce un danno. Si può avere la cosa più intelligente del mondo da dire, però se semplicemente se ci si affaccia alla finestra di social network e la si urla di fuori, si contribuisce ad aumentare un rumore di fondo che è uno dei problemi di questa situazione e che è stato uno dei problemi dall'inizio. Per cui noi abbiamo scelto dall'inizio, anche quando l'emergenza non aveva ancora lambito, diciamo così, le nostre latitudini, di fare in modo che fosse la comunicazione delle istituzioni sanitarie, del governo e quindi di chi aveva la responsabilità di decidere ad arrivare alle persone, di non sovrapporre rumore con altro rumore. Detto questo, noi siamo arrivati a un punto in cui appunto il coronavirus è arrivato, è un'emergenza sanitaria e noi come partito, come persone che fanno politica e che partecipano al dibattito pubblico, ci siamo posti il problema di come affrontare questo tema in una maniera intelligente e secondo noi farlo è quello di provare a dare informazioni anche di contesto, cioè cercare di aiutare le persone a comprendere la situazione in cui si trovano, cercando di allargare il campo, di guardare le cose in maniera più approfondita, in maniera tale che si possa comprendere il perché un'epidemia, un'emergenza è l'emergenza che è, affinché si possa capire perché avrà o rischia di avere un impatto così forte sul nostro sistema economico e produttivo e quali possono essere le strade, anche qui senza ditini alzati, però quali possono essere le strade migliori per affrontare anche le vie di uscita dalla crisi economica che sembra essere la fase 2 di una fase 1 ancora in corso, che è quella epidemica. E per cominciare con questa cosa abbiamo pensato di parlarne con Marco Cattaneo, perché lui prima di tutto, perché Marco ha questa cosa, lui dirige essenzialmente, dirige più di uno di magazine, di riviste scientifiche, ma due in particolare ne fanno un po' l'identikit: da una parte Le Scienze, che è la versione italiana di Scientific American, quindi è una rivista prettamente scientifica, e dall'altro c'è National Geographic Italia, e quindi lui ha questo approccio che non è semplicemente di scientifico propriamente detto e quindi di accumulo e divulgazione di informazione scientifica, ma ha molto più di altri la consapevolezza che le cose hanno anche una dimensione narrativa importante. Come da tradizione di National Geographic. E dato che ne stavamo parlando e ne abbiamo parlato in questi giorni della storia delle epidemie, c'è questa cosa particolare per cui noi siamo in una fase in cui c'è un'epidemia molto brutta e abbiamo quasi l'impressione che sia un pezzo di antichità che torna dal passato, no? Noi abbiamo l'impressione che le epidemie sono la peste, sono il vaiolo, sono qualcosa di cui l'umanità si è sostanzialmente liberata e che ogni tanto rispunta e che invece basterebbe ributtare giù, ricacciare in basso e continuare a vivere come prima. Invece no, questa epidemia, così come molte altre epidemie, molte altre pandemie, sono prettamente figlie di questo tempo. Sono figlie della pressione ecologica umana sugli ambienti naturali, sono figlie della rapidità degli scambi che quindi favoriscono il passaggio e la contaminazione di territori, di aree geografiche, di popolazioni in tempi mai visti prima, e quindi il rischio epidemico, il rischio pandemico oggi è uno dei rischi della modernità. Non è il rischio della peste manzoniana, ma è il rischio di quello che stiamo attraversando oggi. Ne parlavamo parlando di un libro straordinario che si chiama Spillover di David Quammen, e lui dice quando si finisce di occuparsi di una pandemia bisogna immediatamente cominciare a occuparsi della prossima. E per cui, per questo, mentre noi siamo qui ad ascoltare i bollettini della Protezione Civile, siamo sulla linea del fronte, diciamo così, è utile provare a dare un'occhiata nelle retrovie, cioè andare a rimettere un occhio dove questa cosa è cominciata,
perché è lì dove questa cosa è cominciata che si può intuire, si può comprendere il senso della dimensione anche della drammatica di quello che stiamo affrontando. Marco, a te. No, fermo. Invece così vengo coinvolto senza una domanda precisa e specifica. Allora, intanto una delle cose, Giordano, alle quali mi piaceva pensare in questi giorni è che tutto sommato abbiamo vissuto, cioè, quella storia in cui si parla tanto quando si parla di Unione Europea, eccetera, eccetera, l'Europa, al di là della guerra della ex Jugoslavia, tutto quanto, vive da più di 70 anni un periodo di pace che non ha precedenti, perlomeno negli ultimi svariati secoli, diciamo così. E quando ci penso che in questi tre quarti di secolo, in questo scorcio di secolo, soprattutto in questo inizio di anni 2000, è cambiato tra le tante cose la nostra percezione della morte, il nostro rapporto con la morte, nel senso che un secolo fa, quando c'è stata l'altra grande epidemia a cui si fa spesso e volentieri riferimento in questi giorni, no? C'è stata la spagnola, un secolo fa, nelle famiglie dei nostri bisnonni, dei nostri, vabbè, per qualcuno sono trisnonni, perché noi cominciamo a essere un pianeta, il rapporto con la morte era quotidiano, c'era una mortalità neonatale per il Natale molto più elevata di quella che c'è oggi. Tutti avevano avuto in famiglia qualcuno che all'epoca era morto in spagnola, era morto in guerra, c'era un rapporto con la morte, con la mortalità, diciamo così, che era completamente diverso da quello che abbiamo noi oggi. E forse da una parte, una delle grandi cose, una delle cose straordinarie della storia dell'umanità che ci hanno liberato, credevamo ci avessero liberato le malattie infettive. Noi abbiamo avuto due rivoluzioni a metà del secolo scorso che sono state straordinarie. Gli antibiotici, che ci hanno liberati dalle, o perlomeno credevamo ci avessero liberati dalle infezioni batteriche, e i vaccini dall'altra parte, che ci hanno liberato di una serie di infezioni virali, a cominciare dal vaiolo, per fare un esempio, no? Vaiolo dichiarato scomparso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dichiarato estinto, sostanzialmente tutto il mondo era stato vaccinato. Ecco, in qualche modo ci ha dato quel delirio di onnipotenza come specie, che ci ha fatto pensare che le malattie infettive le avevamo in qualche modo debellate o ce ne eravamo liberati, al punto da avere i movimenti antivaccinisti recentemente, no? Tra le altre cose, mentre invece i vaccini sono un presidio fondamentale per riuscire a liberarci di una serie di malattie. Ecco, credo che in questo momento questa crisi ci richiami immediatamente a quella che è la nostra fragilità proprio come specie. I virus arrivano, ci sono, intanto ci sono, non è che nascono dalla sera alla mattina, eccetera, ci sono. Non sappiamo nemmeno, persino gli stessi biologi hanno il dubbio se siano esseri viventi o meno, perché non possono replicarsi senza un ospite. Quindi sono una via di mezzo tra l'essere inanimati e l'essere viventi. Sono ancora in gran parte uno straordinario mistero della biologia, però ci sono, lo sappiamo. Sappiamo che ci sono dei serbatoi animali, in particolare dei serbatoi animali che stanno, come dire, nelle aree selvatiche, no? Animali selvatici che sono serbatoi di virus potenzialmente pericolosi per l'uomo. Che cosa succede? Che questi virus a volte, come racconta David Quammen in quel meraviglioso libro che tu hai citato, il Spillover, questi virus a volte fanno un salto, lo fanno, spesso e volentieri fanno più di un salto. Passano dall'animale selvatico all'animale domestico, a volte per esempio il maiale è stato portatore di alcuni virus epidemici importanti o pandemici, e poi il salto all'uomo, dopodiché c'è un salto ulteriore, perché finché è il maiale che contagia l'uomo, è una malattia, una zoonosi che ci contagia, però non riusciamo a trasmetterla da uomo a uomo. I virus mutano continuamente, e il loro mutare è, come dire, evolutivamente mirato al continuare a diffondersi. Allora, che cosa fanno? Mutano ulteriormente, e lì si arriva al contagio da persona a persona.
In tutto questo, come racconta spesso, come dice spesso, come chiama spesso Ilaria Cacua, che peraltro vorrei ricordare è l'iniziatrice, la fondatrice del movimento che si chiama One Health, ovvero sia una salute, la salute di tutti, la salute dell'ambiente, degli animali selvatici, degli animali domestici, significa preservare la salute. Tutto questo significa preservare la salute domani. Credo che a grandi linee il quadro in cui ci dobbiamo muovere è questo qui. Dopodiché, se vogliamo entrare nel tema più attuale del coronavirus di oggi, dimmi che cosa vuoi sapere o che cosa magari vorresti sapere da me. Però non lo sento, Giordano, al momento. Ecco. Ora mi senti? Sì. Sì, sì, niente. Allora, sì, che cosa voglio sapere da te? Vediamo come è cominciata questo viaggio del coronavirus, da dove è partito e poi magari più dopo vediamo come stiamo affrontando noi questa cosa o come sarebbe eventualmente, perché quello poi è l'aspetto più interessante, importante, che noi ci attrezziamo non tanto per la gestione del rischio in questa specifica fase, verso il quale ci auguriamo che ci siano persone che hanno in questo momento tante più informazioni di quelle che abbiamo noi, ma qual è il modo in cui, attraverso il quale una società può fronteggiare un rischio pandemico che non è esclusivamente quello del coronavirus, ma che si può presentare sotto tante altre forme e che in questa fase sta facendo vedere la nostra sostanziale fragilità. Ok. Allora sì, beh, come è iniziato lo sappiamo più o meno, diciamo che il più sospettato è un mercato di Wuhan, città cinese con 11 milioni di abitanti, lo sanno tutti quanti ormai, nessuno sapeva che esistesse, anche se è una città di 11 milioni di abitanti, persino Roma o Milano impallidiscono a confronto come dimensioni, però Wuhan in Italia è diventata famosa con questo evento. In questa città uno specifico mercato si sarebbe in qualche modo adattato un virus dagli animali all'uomo, non si sa ancora se sia dai pipistrelli o meno, non ne abbiamo la certezza, un mercato dove si vendevano animali vivi. Ora qualcuno è inorridito davanti a questa cosa, in altre occasioni ho cercato di spiegare che la vendita di animali vivi sui mercati cinesi è un retaggio storico che è conforme a quella che era una norma igienica in qualche modo, ovvero sia se tu compravi un animale, l'animale che volevi mangiarti la sera a cena vivo sul mercato e te lo facevi tra virgolette macellare sul posto, eri sicuro che avresti mangiato qualcosa di fresco. Questa cosa valeva naturalmente prima dell'avvento del frigorifero, ma siccome in Cina i frigoriferi non sono arrivati milioni di anni fa, ma probabilmente con l'ultima generazione, in gran numero con le ultime due generazioni, non più tardi di 40 anni fa in gran parte sono arrivati i frigoriferi, allora la possibilità di accedere a questa carne fresca, a qualcosa di fresco, un grande classico, un posto che era meraviglioso da visitare, per certi mercato del pesce di Hong Kong, se qualcuno c'è stato sa benissimo che si andava lì, c'erano le vasche con i pesci vivi, tu sceglievi quello che volevi, fosse cucinato, veniva dato al ristoratore che era il ristorante esattamente di fronte al banco del mercato e quello ti cucinava il tuo pesce. Questa era un'abitudine, una cosa classica, i cinesi non avrebbero mai comprato del pesce già morto sul mercato perché non sapevano da quando era stato pescato. Quindi da una norma igienica però nasce quello che è un pericolo a livello planetario. Non dimentichiamo che negli ultimi anni di pandemie ce ne sono state diverse, o perlomeno di focolai epidemici e potenzialmente pandemici, in particolare dai coronavirus, non dimentichiamo la SARS del 2003, che però ebbe molti meno contagi numericamente, anche se aveva una letalità al momento molto più elevata, perché era quasi 10%. Poi c'è stata e c'è tuttora la MERS, quest'altra sindrome respiratoria del Medio Oriente, che è estremamente aggressiva perché ha una letalità molto elevata, ma ha contagiato sostanzialmente solo 1500 persone. Poi ricordiamo la pandemia di H1N1, che invece ha fatto molti morti in giro per il mondo. Insomma,
questi fenomeni, questo, come dire, questo riversarsi dei virus dalle specie animali agli esseri umani è una cosa estremamente frequente. Tu dicevi che cosa bisogna fare per attrezzarsi non tanto per, per l'epidemia, probabilmente pandemia, io penso che prima o poi l'OMS si deciderà a dichiarare che è una pandemia ufficialmente. Che cosa bisogna fare per prepararsi alla prossima? Perché per questa non eravamo solo una cosa che mi segnalano dalla regia, ovvero dai commenti su Facebook. Non è che riesci a tenere un po' più fermo quel telefono, quella telecamera che hai davanti, perché o lo appoggi in qualche modo. Io è un po' basculante, diciamo così. Continua pure. Sono il telefono a mano, perché come ti dicevo, il mio computer dopo un quarto d'ora di connessione via Zoom, dopo un quarto d'ora di diretta muore definitivamente, nel senso che si spegne perché si surriscalda. Cerco di tenerlo fermo il più possibile, abbiate pazienza, sono un boomer come si dice ultimamente, per cui non è che abbia tutta questa dimestichezza col tenere ferme queste bestie, e mi scuso intanto con chi ci ascolta, però ci provo a tenerlo fermo il più possibile, vediamo un po', cambiamo inquadratura e cerco di stare fermo io. E ero arrivato al fatto che appunto prepararsi a questo ormai è tardi, la cosa migliore che possiamo fare, come diceva Benedetto dalla Vedova, è essere responsabili come individui e come collettività. Io ho sentito rilanciate interviste a ragazzi giovani che dicono ma tanto i giovani non li colpisce, no, non è vero che non li colpisce. I giovani vengono infettati probabilmente come tutti gli altri, quello che non succede è che non hanno le complicanze respiratorie che hanno gli anziani e soprattutto se hanno delle complicanze come la polmonite interstiziale causata da questo virus, da quelle complicanze escono più facilmente che una persona anziana. Per cui, i giovani sono un potenziale veicolo di contagio, né più né meno come quelli di mezza età, come quelli vecchi, soltanto hanno più possibilità di cavarsela e più chance di cavarsela. Per cui anche a loro è richiesta una responsabilità, un senso di responsabilità assoluto, perché insomma entrare nel mondo degli adulti significa anche capire che non si è responsabili soltanto per se stessi, ma anche per gli altri e per una collettività. Detto questo, oggi come oggi la cosa migliore che possiamo fare tutti quanti è stare a casa. Io sono in ufficio, ma come dire, ho ridotto tutte le mie uscite, tutti gli eventi pubblici a cui avrei dovuto partecipare sono stati cancellati, tutto quello che facciamo sono cose in streaming e cose online, e cerchiamo di avere il massimo della sensibilità anche nei confronti degli altri, persone che magari sono immunodepresse perché hanno subito interventi o cose di questo genere. Come prepararsi alla prossima? Intanto rendersi conto che questi eventi non sono così infrequenti. Ci siamo resi conto che ci sono state due o tre pandemie nel giro di poco meno di 20 anni. Se consideriamo la SARS, limitata a poche migliaia di casi, consideriamo l'influenza H1N1, consideriamo questa, siamo già alla terza, stiamo parlando dal 2003 a oggi. Un virus un po' più aggressivo magari, che non guarda in faccia a nessuno, giovani o vecchi, non ha importanza, eccetera, eccetera, sarebbe veramente fatale per una quantità straordinaria di persone. Se vogliamo evitare questo dobbiamo prepararci, ma il prepararci significa non pensando di richiudere il mondo come fosse il 500, per cui ci nascondiamo dietro le mura della città, facciamo entrare soltanto quelli che è certificato che non hanno la peste, fare quarantene ogni volta che uno si muove, significa avere dei sistemi sanitari preparati, a meno che non si voglia avere una situazione autoritaria come quella della Cina. Per avere dei sistemi sanitari preparatissimi, che significa avere eventualmente una sovrabbondanza di posti letto in terapia intensiva, di posti letto ospedalieri, lasciare che ci sia una gestione minimale anche di ospedali che non sono utilizzati o sono sottoutilizzati, è un investimento, non è una spesa. Il problema è aver considerato una spesa un certo tipo di investimento a livello ospedaliero e quindi aver chiuso una serie di ospedali, aver ridotto i posti letto e tutto quanto. Da quel che leggevo, il numero di posti in terapia intensiva per 100.000 abitanti è diminuito gradualmente negli ultimi 40 anni in Italia. Ecco, bisogna pensare che se vogliamo un mondo aperto come quello che abbiamo avuto fino a 3 settimane fa, un mese fa, allora bisogna essere preparati che in questo mondo aperto, colpe o non colpe della Cina,
bisogna stare molto attenti, perché comunque come dire, il diffondersi di un'epidemia è molto più facile di quanto non fosse ai tempi della peste manzoniana. Questo lo dico per una ragione molto semplice. Io non so se la Cina abbia ritardato l'allarme a livello mondiale. So sicuramente l'aveva fatto nel caso della SARS, perché se qualcuno ricorda, nel 2003, quello che è successo è che il 28 febbraio del 2003 un medico italiano che si chiamava Carlo Urbani, e che mi piace ricordare perché è morto per la SARS, ha individuato un nuovo virus, ha trovato una nuova sindrome in un paziente che arrivava da Hong Kong in aereo, era un paziente che era stato in Cina, si era contagiato di SARS là, e in realtà poi si è scoperto che la SARS aveva cominciato a girare per la Cina probabilmente 4 mesi prima. Da quello che si vede dalle analisi genetiche e tutto quanto, non sembra che sia accaduto in questo momento con il coronavirus di quest'anno, ma quello che si può dire è che se anche la Cina avesse ritardato di un po', comunque noi non saremmo stati al sicuro neanche se avessero detto una settimana, 2 settimane o 3 settimane prima. Perché? Perché tra il momento in cui comincia un'epidemia, cominciano a essere contagiati esseri umani e cominciano a contagiarne altri, e il momento in cui c'è un'evidenza a livello clinico, ovvero sia comincia a esserci una folla di polmoniti, di polmoniti anomale dentro un ospedale, comunque c'è un tempo che saranno 2, saranno 3, saranno 4 settimane. In 4 settimane, da una città di 11 milioni di abitanti, ribadiamo, Wuhan non è esattamente un villaggio della Cina rurale, ci sono movimenti di persone in una quantità straordinaria ai tempi nostri. Ecco, dobbiamo pensare a livello di sistema sanitario nazionale, ma anche globale, che gli spostamenti tra persone sono inevitabili nel mondo che conosciamo, gli spostamenti di milioni di persone ogni giorno, e quegli spostamenti possono portare in giro un'epidemia anche prima che si sia in grado di capire che c'è un virus nuovo in circolazione. Quindi diciamo anche perché è una battuta che avevamo fatto prima per telefono, la cosa che, di cui io avevo il sospetto, cioè il fatto che tenere un numero molto elevato di posti di terapia intensiva in stand-by, ecco, questo dovrebbe diventare deve essere considerato un investimento produttivo, non una sorta, io ho usato l'esempio, è come tenere gli spazzaneve a Roma o in una città dove non nevica mai. A Roma si preferisce che per una settimana si fermi la città piuttosto che di tenere macchine antineve parcheggiate per un evento molto molto improbabile. In questo momento le epidemie sono tornate a essere un evento più probabile, e quindi investimenti di questo tipo tornano a essere investimenti necessari. E mi sembra di capire tra il lockdown, cioè tra la rapidità di intervento attraverso le chiusure, che pure è necessaria, e quella della capacità della risposta del sistema sanitario nazionale, mi sembra di capire che tu pensi che la capacità di risposta dei sistemi sanitari sia la strada più efficace e la migliore da perseguire. Bah, direi di sì, insomma, diciamo che tutte e due le cose dovrebbero essere perseguite, ovvero sia da una parte quando ci sono degli outbreak come questo la rapidità di intervento è fondamentale, dall'altra bisogna vedere quanto vogliamo rinunciare alle nostre libertà, una parola che Benedetto della Vedova ha pronunciato prima con molta grazia, devo dire, e le libertà le conosciamo, insomma. Le nostre libertà sono state in questi anni, in questi decenni, poter fare l'Erasmus all'estero, poterci muovere liberamente, prendere un volo low cost e andare a fare un weekend a Lisbona o a Barcellona. Ecco, vogliamo veramente rinunciare a queste libertà? O vogliamo che queste libertà, per quanto condizionate per un periodo, però tornino ad essere delle libertà all'interno o in una cornice di maggiore sicurezza? Per poter fare questa cosa ci sono due strade, allora, perché da una parte c'è la scelta, tra virgolette, autoritaria, per cui il lockdown di un intero paese o comunque di intere regioni, ma alla maniera cinese, ovvero sia non facendo fuoriuscire un messaggio,
non ufficiale, prima che sia presa una decisione, sia firmato un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per cui mai migliaia di persone che si possono muovere liberamente per 24 ore o poco meno di 24 ore, quindi portando eventualmente in giro il contagio per il resto del paese. E vuol dire, in Cina ha funzionato certe misure, ma hanno funzionato delle misure da paese autoritario. Ora, in un paese autoritario non vorrei particolarmente vivere, allora bisogna provare a pensare a qualcos'altro. Da una parte, una istruzione continua dei cittadini, perché questo sarebbe una cosa fondamentale. Questo è un paese che manca quasi completamente cultura scientifica, e questo forse è un tema che possiamo affrontare in un altro contesto, ma nel momento in cui virologi, epidemiologi ti dicono state a casa, non trovo particolarmente saggio prendere e finire sulle piste da sci dicendo vabbè, ma io me ne frego. Diciamo che c'è sempre qualcuno che se ne frega, perché tutto sommato il New York Times si chiedeva se siamo un paese capace di rispettare, di cittadini capaci di rispettare le regole, giusto ieri, no? Però l'altra questione da affrontare seriamente è quella di avere eventualmente un sistema sanitario ridondante o in parte ridondante, in modo da poter affrontare, non dico serenamente, ma con un pochino più di margine, un pochino più di ampiezza, una situazione critica. Detto questo, ci sono sicuramente altre questioni da mettere sul tavolo, per esempio appunto la questione del come e dove chiudere e in che tempi, perché se in realtà le decisioni fossero state prese magari con qualche giorno di anticipo, forse si riusciva in qualche misura a ridurre immediatamente il contagio. Insomma, i tempi delle decisioni sono importanti, però soprattutto arrivare in qualche modo preparati a una situazione del genere, con dei cittadini consapevoli che una cosa così può succedere, e adesso penso che ce lo ricorderemo abbastanza a lungo quando sarà finito questo incubo, ma anche un sistema sanitario pronto a reagire con immediatezza e che magari a qualche posto in più in terapia intensiva, sicuramente possono essere fattori fondamentali. C'è il problema dei tempi delle decisioni, c'è il problema dell'impatto che hanno queste decisioni sull'opinione pubblica, sul modo in cui viene percepito il rischio. Sì, mi è tornato in mente il tuo esempio degli spazzaneve. Sai, a Roma l'abbiamo sperimentato un paio di volte l'assenza di spazzaneve negli ultimi 10 anni, però il fatto che non ci fossero gli spazzaneve, come dire, ha fatto sì che Alemanno invitasse tutti quanti ad andare a spazzare la neve davanti ai propri marciapiedi e che un po' più di ragazzini giocassero a palle di neve per un giorno. Qualche disagio per chi doveva lavorare è durato da 24 a 48 ore, ma qui parliamo di cose con un impatto un pochino diverso. È sempre una questione di costi-benefici quello che dobbiamo affrontare. Noi sappiamo che in natura non esiste un pasto gratis, per cui se vogliamo determinate libertà dobbiamo anche avere determinati doveri e determinate responsabilità. Sugli spazzaneve a Roma possiamo farne a meno, e quelle 2 volte al decennio che nevica magari ci divertiamo una giornata di più, quello non fa danni. Una situazione così invece può fare danni sia dal punto di vista sanitario che da quello economico, estremamente macroscopici. Allora su quello bisogna davvero prenderla un po' più sul serio. Molto, molto d'accordo con te. Benedetto, ti darei la parola a te a questo punto per fare qualche considerazione finale, anche perché per non tenere questa trasmissione in tempi che non sono consoni a una trasmissione sui social, no? La curva dei contatti, eccetera, eccetera. Invece ne faremo una giorno, so che domani se ne dovrebbe occupare Piercamillo Falasca di una puntata, chiamiamola così, una diretta Facebook sulle questioni economiche, sull'impatto che ha la crisi sull'economia. Poi parleremo anche di comunicazione e quello che accennavo prima, l'impatto che ha la comunicazione sul percepito delle persone, sul modo in cui poi le persone reagiscono o non reagiscono all'emergenza, alla sensazione che un'emergenza sia effettiva oppure no. Oggi direi che è andata bene, vediamo che succede nelle prossime giornate. Ma grazie a Giordano Masini. Io ringrazio Marco Cattaneo anche per la semplicità.
questo ha un risvolto politico e io voglio dirlo con tutta la passione politica e civile che ho, cioè il tema di un rispetto delle regole basato sulla consapevolezza e non basato sull'ordine è un tema decisivo. La gente che va a sciare, che fa, abbiamo capito che non è vero che non dobbiamo deprimere la socialità perché questa deprime l'economia. Oggi abbiamo un primo un vivere anche in termini sociali e quindi economici, che è quello di consentire la più lenta diffusione del virus e questo è anche in termini precauzionali sul piano economico la cosa principale da fare, che si fa rinunciando consapevolmente in nome della propria libertà a delle cose a cui oggi si può rinunciare. E il tema che tu sollevavi sugli ospedali e sulle terapie intensive, ad esempio, è un tema che io credo non sia stato mai affrontato. Cioè tutti i politici in tutta Italia si sono trovati a un certo punto a dover discutere dell'apertura o della chiusura o del mantenimento di un piccolo presidio ospedaliero. E un argomento che non si è mai utilizzato è quello che hai utilizzato tu oggi, è quello della precauzione in termini di capacità di fare fronte a emergenze come questa e del fatto che queste emergenze stanno diventando sempre più frequenti. Quindi è un po' come prevenire il dissesto idrogeologico intervenendo prima. È un tema che porrà comunque delle priorità. Oggi sui giornali c'è un tema decisivo in termini di priorità e di scelte etiche che riguardano i medici primari, eccetera. Sicuramente anche in prospettiva queste scelte riguarderanno priorità. O mandiamo in pensione le persone a 60 anni anche quando possono continuare a lavorare, oppure ci occupiamo di altro. Io voglio chiudere con un riferimento più europeista. Parto da un dato negativo che magari chi ci ascolta non ha ancora avuto modo di vedere. Ci sono i primi due decessi per coronavirus in Germania. Pochi minuti fa sono stati comunicati. Ahimè, chi ha un po' di dimestichezza con i numeri senza improvvisarsi nulla da un punto di vista scientifico e neanche meno un epidemiologo, noi vediamo che la curva che abbiamo avuto in Italia è molto simile alla curva che c'è stata in Cina e adesso sovrapponibile a quella che c'è attualmente in Germania, anche se con un ritardo rispetto all'Italia. Quindi quello che è accaduto in Italia purtroppo non solo rischia di accadere in tutta l'Italia, anche nella parte d'Italia che ora è stata relativamente immune, dalla recrudescenza, dalla diffusione del virus, accadrà anche negli altri grandi paesi europei. Da questo punto di vista, oggi il presidente Macron, forse con qualche giorno di ritardo, però ha fatto uno statement molto importante, chiedendo un'azione urgente e coordinata, azione urgente per il coordinamento degli sforzi sanitari, per un coordinamento della ricerca e per la definizione di un sostegno comune nei prossimi mesi all'economia europea. Quindi Macron ha detto l'Unione fa la forza e questo è un messaggio che noi dobbiamo rilanciare. Messaggio concreto e ha un risvolto politico importantissimo. Io credo che questo debba essere quello che noi dobbiamo trasmettere alla politica italiana e che ci auguriamo la politica italiana, il governo in particolare in questo caso, faccia proprio e rilanci, riprendendo l'invito
di Emmanuel Macron, l'unione fa la forza, e quindi io credo che questo sia davvero il momento per scommettere su più Europa in termini di coordinamento delle risposte sanitarie, visto che non è più solo l'Italia, in termini di investimento sulla ricerca. È importante essere protagonisti, ma non per mettersi il distintivo, essere protagonisti come sistema di ricerca europeo di questa fase di ricerca di un vaccino o comunque di una terapia, e poi subito un'azione straordinaria ed urgente per il sostegno e poi il rilancio dell'economia europea. E credo che questo vada fatto attraverso le istituzioni europee che ci sono, con il coordinamento, la supervisione, il sostegno da parte della Banca Centrale Europea, le banche di investimento, la BEI, la BERS, con l'utilizzo a questo fine delle risorse raccolte dall'ex Fondo Salva Stati, dal MES, e l'individuazione attraverso un uso dei fondi Horizon e degli altri fondi di ricerca disponibili di un canale accelerato per dare finanziamenti e strutture robuste all'Europa della ricerca, coordinare quindi in termini di finanziamento e di sforzo. Credo che questa sia una cosa molto concreta, visto che siamo in Francia, da un punto di vista politico complessivo, bon gré, mal gré, all'inizio siamo entrati in questa crisi con una critica feroce anche all'Europa, magari anche in alcuni casi motivata. Noi sappiamo che l'Europa che non c'è stata in questa fase di risposta all'epidemia, alla pandemia, è l'Europa che non c'è, che gli stati, che i governi non hanno voluto. Ecco, prendiamo questo filo, questa lanciato da Emmanuel Macron, che pure è il presidente del paese della grandeur, e rilanciamolo: gestione dell'emergenza, ricerca, economia, sono i tre temi politici di oggi e delle prossime settimane, sono tre temi su cui l'Unione fa la forza. Non è scontato che ci si arrivi, ma io credo che sia doveroso e necessario provarci fino in fondo. Bene, allora a questo punto io non so fare il presentatore radiotelevisivo, quindi non so come si fanno i saluti in maniera tecnicamente adeguata. Mi limito a dire che domani, più o meno alla stessa ora, per cui direi alle 4, però daremo di mattinata un annuncio adeguato, perché ogni volta siamo anche un po' alle disponibilità nostre, degli oratori, di chi interviene con noi, agli orari e alle loro disponibilità, ma ci rivediamo qui e continueremo a parlare un po' di coronavirus, dell'impatto che questa sciagura sta avendo sulla società, sulla politica, non solo sulla sanità e sull'economia. Grazie. E sulle cose da fare. E sulle cose. Individualmente, collettivamente e politicamente. Grazie a voi. Ciao Marco. Grazie. Ciao.